lo dico subito, il tuo titolo è Appunti di una giovane anima. Ma io l'ho trovato talmente complesso questo libro perché è un po' fiaba. Cioè, ho iniziato, ho detto questa è una fiaba. Poi ho trovato un po' biografia. Poi, camminando, leggendo, ho detto, è anche un racconto storico, perché mi sono ritrovata, mi sono scontrata proprio con dei momenti storici importantissimi. Allora io torno alla domanda, perché l'appunto solitamente che cos'è? Mi appunto una cosa e poi la sviluppo. E allora ti dico, questo è solo l'inizio. Sono degli appunti di qualcosa che poi diventerà un romanzo storico, una biografia o una fiaba. Una domanda molto bella, tra l'altro è la prima volta che, anche se ho sperato che ci fosse questo tipo di domande in altre presentazioni, perché intanto è molto complessa come anche questo testo. Beh, insomma, alla fine la risposta potrebbe essere circolare addirittura, cioè, nel senso che intanto questo è un titolo che non era quello iniziale, che è venuto fuori dopo. È venuto fuori dopo per il doppio motivo, cioè la doppia risposta alla tua domanda. Che a me piace anche, perché a me piace anche gli ossimori poi alla fine, come a tutti coloro che scrivono, tutti gli scrittori, insomma. Beh, intanto prima si intitolava Una storia europea, perché poi alla fine era una storia europea quella che volevo scrivere. Poi però non puoi scrivere una complessità, insomma non è facile andare a scrivere tutto questo periodo pur attraversando, se no viene una cosa gigantesca, insomma, un po' alla Ken Follett. Ecco, Ken Follett a me piace tantissimo, ma dovevo confrontarmi con, intanto le mie capacità limitate rispetto a grandi scrittori, sono il primo romanzo, ho scritto dei saggi, ma il primo romanzo. E quindi ho preferito fare questo passo indietro. Poi c'è anche il fatto della narratrice, perché secondo me, ecco, in qualche modo inizialmente avevo seguito il metodo, diciamo così, che aveva avuto, ma per omaggio proprio a Giuseppe Tomasi Lampedusa, di mettere le date e fare un capitolo con inizio data, come è, però non con capitoli così lunghi, ma capitoli molto più brevi, se no non veniva. E quindi poi alla fine questo appunti è venuto fuori proprio dalla richiesta del romanzo e anche dei tagli che ci sono stati, perché questo era molto doppio. E quindi andava ricucito e quindi sono rimasti, come dici tu, gli appunti. Ma fin dall'inizio, quando l'ho scritto, e qui andiamo all'ossimoro, cioè da un lato dovevo ridurre, dall'altro ho cercato di scriverlo in maniera tale che ci fosse in ogni pezzo, non in ogni, ma in molti, dei personaggi, delle situazioni per le quali potevano diramarsi altre storie. E così è rimasto, nel senso che si può continuare assolutamente, può essere un appunto per poi tante storie di determinati personaggi che non sono vissuti fino alla fine. Qui sono vissuti nell'economia, tra virgolette, del raccontare la vicenda dei due protagonisti e della storia d'Europa, ma in maniera più stringata possibile. Poi alla fine c'è un piccolo omaggio a un altro scrittore che è il mio preferito in assoluto e che è Mikhail Bulgakov. Perché il primo libro di Mikhail Bulgakov, che era un medico, è stato Appunti di un giovane medico. Quindi ho un po' scimmiottato per chi conosce Bulgakov. Carnet d'un jeune médecin in francese, in russo sbaglierei, ma me lo sono dimenticato. Ma comunque, quindi. Però il sottotitolo doveva essere Alexander Thomasin Lampedusa, se no non si capiva bene che era un romanzo storico, una specie di biografia, ovviamente biografia non ufficiale e nemmeno reale, nel senso che ci sono cose assolutamente inventate, a partire dall'inizio. L'inizio infatti è quasi fiabesco, c'è questa piccola filastrocca che è l'unica, vi assicuro, pezzetto di versi di 376 pagine, poi non ce ne sono più, quindi, che è un pochettino fa questo verso a un mondo di bambini, perché io narro di loro all'inizio proprio da quando sono bambini, poi c'è il capitolo su di lui, poi piano piano, insomma, si arriva a quando si incontrano, chiaramente, perché si incontreranno, è ovvio.
non si scopre nel romanzo dove, per cui c'è questa ricucitura di appunti di realtà e di immaginario. Immaginario perché su di lei si sa pochissimo. Poi se io parlo troppo, fermatemi, fate così. Taglia. Si sa Taglio, pochissimo ti di taglio lei. io. Si sa pochissimo, tanto che io ho dovuto fare una ricerca, ed è stata la cosa più bella, cercare, andare sulle tracce in modo investigativo, tra l'altro col tempo, molto poco tempo, perché io lavoro per lavoro, un lavoro anche abbastanza pesante, perché lavoravo come consulente per organizzazioni internazionali, insomma per la Commissione, poi per altri, per cui avevo pochissimo tempo in realtà a dedicare a questo. Però mi sono appassionato tantissimo perché andai a vedere per esempio dove abitava sua madre, l'ho scoperto in un antico numero di telefono, elenco del telefono di Riga del 1900, se non sbaglio, 27, dove c'erano pochissimi chiaramente con il telefono. Una di queste è la madre di Alessandro Tomà. C'era l'indirizzo, tutto, e quindi alcune cose sono, ci sono queste chicche di cose veramente così, cioè poi lì ha messo la via ed era quella, e come si chiamava allora, perché poi le vie sono cambiate tutte, sono andato a vedere tutte le mappe di Riga, tutte le mappe di Palermo dell'epoca con i nomi cambiati delle vie, e poi è stato bellissimo cercare i film che si vedevano all'epoca, le macchine, i vestiti che si portavano, i modi di dire, insomma c'erano la musica che c'era all'epoca. Questa è stata la cosa proprio più bella. Avevo scoperto via via questa storia molto segreta di questa donna che è sempre stata molto, come si dice, quando si è molto tirata nel dare Sì, informazioni, molto riservata. riservata. Esatto. Riservata. Molto, molto riservata. Anche dopo il successo di Gattopardo, eccetera. Molto riservata e molto misteriosa. Ora ho saputo, e qui chiudo, andiamo a un'altra lettura. Ho saputo recentemente che finalmente si sta facendo un documentario, anzi si è già fatto. Questo documentario è stato realizzato sulla base del fatto che si sono trovati i diari di Lolette, della sorella Lolette, che è il vero nome. E quindi si sono scoperte cose che qua non ci sono perché sono stati scoperti più di recente. Sono solo immaginati, qualcosa l'ho insertata a quanto pare. E quindi chiaramente è una biografia assolutamente inventata. Questo ringrazio Gioacchino Lanza, che mi ha dato tante lettere, tante altre persone all'inizio, storici con cui ho dialogato, anche Lucy Ryle, che è una grandissima storica di Garibaldi, Pasquale Hamel, tante persone che mi hanno aiutato anche nel rivederlo come fatto storico, perché io non sono uno storico di professione. Che cosa volevo dire? E quindi. Ultima chicca è che in effetti è nato come un telaio di lavoro per farne un film, perché proprio fu contattato da una persona, una produttrice, che poi era Louise Kamstad, quella che ha prodotto Tanno da morire, e io gli dissi: guarda, se vuoi fare un film Lettonia, questa è la storia più bella, perché lei era partita e voleva fare un film Lettonia, qual che sia. E quindi partì così. Poi, come sceneggiatura, io non sono in grado di scriverla, ti scrivo una cosa che poi porti avanti con un tuo sceneggiatore, ma non se ne fece niente. Però, ho saputo qualche mese fa, qualche anno fa, è uscito anche sulla stampa un articolo di Laura Nello, per il quale poi, a quanto pare, la Kick Film di Monaco di Baviera ha realizzato questo documentario. E qua siamo, e quindi mi fa piacere che insomma, hanno iniziato questo percorso anche. Forse spero per merito mio, perché poi Gioacchino Lanza lo invitai lì a Riga, proprio ufficialmente. Abbiamo fatto una bella conferenza alla sede del Parlamento Europeo di Riga, e ne parlarono tutti i giornali per la prima volta, che era là, lo portai al castello, insomma, c'è tutta una storia del romanzo, ecco. I rapporti con gli editori, insomma, che è anche più complessa, ci vorrebbero giorni per parlarne. Va bene, qui mi fermo, se no la Beh, risposta, no, spero di aver sì, risposto. mi hai Cioè, risposto, sei andata anche oltre e mi hai fatto venire anche altre cose in mente, no? Un po' il mestiere dello scrittore, che è proprio un mestiere, cioè è una ricerca continua, non è che ci si alza la mattina e si diventa o ci si improvvisa, assolutamente. Magari la capacità di scrivere l'abbiamo un po' tutti e ce la conquistiamo con il tempo e con altro.
Però poi bisogna studiare, studiare e andare a trovare le cose. E tu l'hai benissimo, ce l'hai fatto capire, insomma, attraverso questo studio che hai fatto per poter scrivere per poter scrivere gli appunti, perché io dico sempre gli appunti di una giovane anima. Mi piace anche il discorso della giovane anima moltissimo. E no, ecco, perché giovane anima? Questo mi incuriosisce tantissimo perché io non l'ho trovata tanto giovane questa donna, anche quando era piccola. Mi incuriosisce questa cosa. Beh, questo è anche il gusto dell'ossimoro, perché un'anima non ha tempo, non c'è tempo, una volta che è morto o se è vivo, comunque l'anima in se stessa non ha tempo, che sia ancora di una persona viva, di una persona non c'è più. Quindi non è mai, non si può dire né vecchia anima né giovane anima, però è un ossimoro interessante perché il mio intendimento, poi magari ogni lettore ci trova cose diverse. E intanto dire nel non dire, cioè giovane anima, è un ossimoro, ti fa pensare, può essere mai giovane. Io credo che l'umanità sia estremamente giovane, nel senso che siamo ancora profondamente selvaggi. Cioè nell'evoluzione dell'uomo, è una mia ipotesi assolutamente folle, chiaramente. Dovendo scrivere un libro di storia, in un momento di storia molto particolare, noi siamo, e lo vediamo anche ultimamente purtroppo nelle cronache di oggi, siamo profondamente selvaggi e violenti e animaleschi. E quindi giovane anima in questo senso, cioè di un'anima di un tempo che è ancora selvaggio. Questo è quello che, cioè il retroscena che tu andrai a scavare ancora, perché raccontiamo poi tutto il libro, No, quindi. Il retroscena filosofico, assolutamente. di una filosofia spicciola, che può essere la mia, che non sono un filosofo nella maniera più assoluta. Per cui questo discorso che parte fin dall'inizio, che lei dice tutto mi sembrava in un modo, per cui magari all'epoca si sono massacrati perché c'erano quelli che credevano nello zar, i bianchi, e quelli che invece facevano rivoluzione bolscevica, o bolscevica, come dicevano i nobili loro, che con l'accento sulla bolscevica. E per tanti altri ideali, per cui lei, la protagonista e anche la narratrice, vivono in un mondo dove le passioni anche politiche erano molto nette, secondo me, e c'era questa violenza di fondo che ci troviamo ancora oggi. E che è ancora tantissima, cioè oggi si va allo stadio a vedere la partita, si insulti, cose, però comunque è una partita di calcio o di pallacanestro, quello si può. Mentre prima si andava allo stadio a vedere i gladiatori massacrarsi. Quindi c'è, come dice il mio amico Aurelio Grimaldi, molto in un'intervista, dove ho detto la storia zappa, ma non è sua la frase ovviamente, me lo ricordo in un'intervista, la storia zappa millimetri, ma zappa. Per cui nel secondo secolo d.C. c'era il divertimento vedendo le persone che si ammazzavano, oggi perlomeno non si ammazzano, magari si rompono le gambe ogni tanto, cioè la violenza c'è negli spalti, ma non tanto. E quindi questa è una giovane anima, nel senso che è un'umanità giovane al momento, molto selvaggia ancora. Ok, grazie. Laura? 41 e poi facciamo sì. 81. Qual è lei? Lo posso introdurre quello che lei? Sì. 41. Sì. Io, noi andiamo come quelli raccontano le barzellette con i numeri. 41, noi li sappiamo. Allora, lei adesso parla, mi piace introdurlo questo, perché parla, e questo è un pezzo che ho scritto proprio più dedicato a questa zona della Sicilia. Parla di lei, che si sono già sposati, lo sappiamo che si sposeranno, non dico nulla non faccio spoiling, e ha a che fare con la Sicilia. E sono a Capo d'Orlando, dove sapete bene tutti quelli che seguono un po' Lampedusa, i Lampedusa avevano i cugini del piccolo, che avevano questa villa sulla piana di Capo d'Orlando, insomma, erano là. E quindi c'è lei che è in Sicilia e ha a che fare con questo fatto. Andiamo. Appunto, Capo d'Orlando, giugno 1933. Le cicale svegliarono prepotentemente Lisi alle 5:30 del mattino, ricordandole che non si trovava in Lettonia, ma in Sicilia.
Si sarebbe potuta abituare al loro suono ritmato, ma il caldo era sciroccoso e soffocante. E il sole splendeva già netto e accecante, nonostante fosse ancora basso, appena sopra la prima cresta di montagne a oriente. Quel poco di venticello che proveniva dalla finestra non era meno torrido della stanza. Contrariamente a quanto succede in Lettonia in estate, dove il mattino nasce fresco, molto più presto in sordina, con un lento aumentare del chiarore notturno mai fattosi vera notte dal giorno precedente, in Sicilia la luce del mattino arriva subito calda e vigorosa, sostituendosi a una notte veramente buia e punteggiata di stelle. Alla fine di un'alba dai contorni forti e contrastati, infinitamente più breve dell'alba baltica. Se il gracchiare mesto delle cicogne e dei gabbiani sui tetti di riga o del suo castello di Stomerse le conciliava vieppiù il sonno mattutino, le rumorose cicale siciliane lo facevano sparire. Decisi allora di alzarsi. Non c'era dubbio. Una giornata di scirocco afoso di quelle descritte fin troppo bene da Giuseppe nelle sue lettere stava per cominciare. Si affacciò alla finestra e vide Lucio tornare da chissà dove, dopo aver passato la notte in compagnia, o piuttosto alla ricerca della compagnia, di folletti, gnomi e fantasmi che vivevano evidentemente solo nella sua mente provvista di una fantasia strabordante. Voltò lo sguardo verso le montagne, al caldo della piana. I Nebrodi sembravano un miraggio di frescura. Si intravedevano i paesini rannicchiati tra gli alti dirupi cosparsi prima di macchia mediterranea e poi, più in alto, di foresta di faggi, querce, noci e castagni. La cittadina di Naso doveva essere lassù in cima e poi la piccola frazione di Malò, più ad ovest, li immaginava come i due gruni di case nel mezzo delle alte colline barbose di foresta verde. Capo d'Orlando sembrava quasi un'isola, o meglio un'oasi di acqua e orti al cospetto delle rudi montagne che la sovrastavano. Tutta la zona di quella costa del Messinese appariva tuttavia svariate volte meno povera e più umida di quanto aveva visto nell'area del Belice, dove il sole picchiava inclemente in una terra arida e avara di frutti, che non fossero immense distese di grano ondeggiante al vento e prono alla canicula di uno scirocco tanto insolente quanto devastante. Le vennero in mente alcune delle prime battute di Giuseppe nel giorno in cui lo incontrò per la prima volta a Londra. Santa Margherita Belice, gigantesca metropoli posta nella fertile pianura ricca d'acqua e di salici della fredda Sicilia occidentale. Allora colsi l'ironia, pensò. Ma non avevo veramente l'idea, le cose bisogna vederle e viverle per rendersi conto. Così come ho voluto vedere e vivere questo ambiente e parlare, ascoltare, per capire cosa faccio qua giù. Era esattamente questo ciò che Lisi si domandava da alcuni giorni e forse era più per questo che non riusciva a dormire che per il rumore delle cicale, il quale, essendo bene o male costante, avrebbe potuto in fin dei conti accompagnare il riposo. Si sentiva per la prima volta come un corpo estraneo alla Sicilia, una entità profondamente diversa, proveniente da un luogo e da radici che affondavano nell'acqua calma dei fiumi lettoni e che qui, nella canicula della secca Sicilia, parevano annaspare, assetate di linfa vitale e bramosa di ritrovare la libertà di espandersi in un terreno bruno e umido e consone alla sua indole, anziché rimanere costrette a farsi strada a pugni nel duro e roccioso suolo di questa lontanissima isola mediterranea e delle genti che la abitano. Lontana. Si sentiva soprattutto lontana da casa, dal suo posto insostituibile della vita da bambina, da adolescente e da adulta. Si sentiva come in un viaggio tanto piacevole quanto struggente e stancante e forse, a quel punto,
abbastanza lungo per dare spazio alla mente di insinuarsi in dell'idea di tornare a Stomerse. Scese in camicia da notte nel giardino e prese a camminare a piedi scalzi nell'orto e a meditare. Perché non tornare a Stomerse adesso, anziché aspettare ancora un mese? Perché non rimanere un paio di mesi in più, magari anche fino a Natale, e passare per una volta il Natale in Lettonia insieme a Giuseppe, lontani da Beatrice e tutto il resto? La risposta non poteva che essere affermativa. Tranquillizzata nella sua decisione e con il sonno rinvigorito dalla breve passeggiata a piedi nudi sulla terra e l'erba fresca dell'orto bene irrigato, Lisi tornò a dormire. Si svegliò solo a colazione, attratta dal profumo del sugo di pomodoro e delle melanzane fritte per la pasta alla norma che proveniva dalla cucina al piano terra. Giuseppe non era a letto, probabilmente già da un pezzo, ma Mustafà era già tornato dalla passeggiata e stava accucciato accanto, aspettando paziente che la sua padrona si alzasse. Doveva essere l'una e mezza, o forse anche le due del pomeriggio, e dunque ebbe giusto il tempo di prepararsi e scendere. Le penne alla norma quel giorno le parsero più buone del solito. Guardava Giuseppe che come lei gustava quella prelibatezza più catanese che non orlandina o messinese, mentre Lucio lo divertiva con le sue storie. Il suo amato consorte ogni tanto le regalava una dolce occhiata, accompagnata da un sorriso di complicità. Non poteva certo dire in quel momento, e poi davanti a tutti, che aveva preso la decisione di andare e partire per Riga l'indomani. Doveva farlo in qualche modo. Ma come? Rimaneva il fatto che più che volere doveva farlo. Da quando aveva trovato per caso la suocera a leggere le lettere che lei e il suo amato si scambiavano, non aveva potuto più dormire. E nemmeno quel tentativo di andare via dalla città e condividere con i cugini le virtù e la tranquillità della piana a Capodorlando potevano far tornare la calma e ridurre l'adrenalina che non la faceva stare mai tranquilla, soprattutto la notte. Poi le mancavano gli amici e i colleghi. Da tanto non aveva più rivisto Lilia e ancora più tempo Carl, ma ciò che le mancava di più era lo studio, i pazienti, Maya. È vero, si era portata tutti gli appunti necessari per scrivere e studiare, aveva anche deciso di fermare per un poco le sedute di analisi, da un lato per testare la capacità di Maya di fare a meno delle sedute e quindi capire se era permanentemente guarita, e dall'altro proprio per fare avanzare la sua riflessione, sicuramente facilitata dall'essere in Sicilia e quindi in un ambiente totalmente diverso dalla Lettonia, e poi andare in campagna era ancora meglio. Ma tutto questo non aveva funzionato. Grazie, Laura. Anche